Benvenuto a questa nuova puntata. Oggi voglio presentare questo programma che si chiama Cama Elettronica, che ho realizzato diversi anni fa. Prima di continuare, non dimenticatevi di fare un like, di condividere il video e di iscrivervi a questo canale per avere notifiche su futuri video che andrò a pubblicare. Ok, torniamo al programma. Questo programma ci aiuterà a realizzare i nostri progetti. In effetti, qua, diviso per sezione, è possibile sapere quali valori utilizzare per realizzare ad esempio un alimentatore stabilizzato. Tipo, come generatore di tensione, ho messo questo schema qua, che è uno schema applicativo. Se voglio ottenere un'uscita 12 volts utilizzando valore fisso tra 150 e 350 ohm, calcolando mi dà questo valore, che è quello che andremo ad utilizzare al posto dell'R1. E continuo con lo stesso sistema anche per generatori di corrente, buffer oppure protezione da corticircuiti. È possibile calcolare valore per lo zener, carico, scarico, batteria, i calcoli e consumo di particolari dispositivi. Andiamo sull'hardware overclock. L'overclock, per chi non lo conosce, è una tecnica che si usa per ottenere una velocità più alta sul processore. In pratica, modificando la frequenza della scheda madre, si può aumentare la velocità del processore inserendo due semplici dati che abbiamo dal BIOS. Facciamo un esempio. Facciamo finta che il mio processore sia di 3 GHz. Qui andrò a mettere 3100 e che la mia scheda madre lavori a 100 MHz. E io voglio ottenere un lavoro del processore di 3000 3 giga e 2, 3200 MHz. Ecco qua, effettuando il calcolo mi dice che devo modificare il valore della scheda madre da 100 a 103 e in questo modo questo rendimento. Se vedete qua è diventato verde, perché se andate in info, in leggenda, qui vi dirà dove andate incontro se aumentate troppo il valore. Infatti, se diventa ro rosso è sconsigliato perché brucerete il processore. In effetti, ma adesso qua metto 3,5 GHz, effettuando il calcolo diventa giallo perché abbiamo già superato quello che è il suo valore consigliato. Però questo, restando nel giallo, possiamo ancora ottenere questi valori se modifichiamo il sistema di raffreddamento del nostro processore. Chiudiamo. Allora, come dicevo prima, come nel sistema di alimentazione LM317 tutti gli altri programmi funzionano allo stesso modo. C'è una tabella, c'è una casellina dentro che troverete con le formule che ho utilizzato. Vedi, tutti, oppure questa qui che sono i valori standard commerciali, come creare una resistenza, oppure il relay on-off e via dicendo, condensatore, emettitore, semiconduttore. Tipo questo qua, come si calcola un oscillatore con un'ingiunzione, eccetera, eccetera. Questo programma spero di migliorarlo, di aggiungere qualche altra funzione, anche più in là, mediante i vostri commenti. Questo programma qui l'ho tolto da un sito, perché prima ce l'avevo pubblicato sul mio sito, ma rimarrà nel mio canale YouTube. Infatti, se lo volete scaricare, anche se volete scaricare gli aggiornamenti di questo programma, dovete andare per forza in questo video e in descrizione troverete il link del file. Quindi vi lascio a voi una buona giornata e spero che questo programma vi possa essere utile. Non dimenticatevi nei commenti di scrivere qualcosa e di condividere questo video. Buona giornata.